Buongiorno a tutti dal vostro M, dal Bakasan e da Yuko. Incredibile, oggi sono tutte e due, dopo una giornata di riposo come ieri, adesso stiamo giocando a Jenga. E sì, sono le 10 del mattino, siamo proprio in relax. Sono appena le 11:30 e io e il Bakasan siamo già svoltati all'interno di un parco di Fukuoka, cercando le rovine del castello. E siamo sopravvissuti al Misen, a Kawaguchiko. Non so se qua sopravviveremo, Bakasan? Ok. E alla fine, le rovine del castello di Fukuoka sono delle semplici mura, però almeno la vista è bella. Sono nuovamente solo, sto tornando in ostello perché tra il caldo e il fatto che questo posto, Fukuoka, dia veramente poche attrazioni turistiche da vedere, infatti sono rimasto molto disgustato dal castello, ho deciso che è meglio lasciare il Bakasan e Yuko da soli a fare i loro giri e io me ne torno in ostello a riposare ancora un po'. Il nostro M è tornato in ostello e si sta guardando la guida della Lonely Planet sul Giappone in inglese perché, come dicevo, Fukuoka non è certo una meta turistica e volevo sostituirla con qualche cos'altro nel Kyushu e la mia scelta è caduta, forse banalmente, su Nagasaki che, a parte essere stata teatro dell'ultima bomba atomica sganciata durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè il 9 agosto del 45, che ha decretato anche la fine della guerra, è stato anche l'unico porto aperto prima dell'apertura del Giappone verso l'Occidente, quindi ha ricevuto molte incursioni culturali da diversi ambiti, ma soprattutto da qui partono le escursioni per l'isola di Ashima, diventata nota nell'ultimo film di 007, che è un'isola molto particolare, cioè un'isola popolata dal quando è stata fondata, è arrivata fino a 150.000 persone che li abitavano, un'isola piccolissima, l'area più densamente popolata del mondo, e poi, finito il carbone che la Mitsubishi stava estrapolando da sotto, tutti a casa. Quindi è rimasta quest'isola totalmente in rovina. Deve essere un'esperienza andarla a vedere. E mentre aspetto il Bakasan che torni dal suo giro pomeridiano, voglio chiudere praticamente la giornata con una piccola considerazione dal punto di vista sanitario. Purtroppo, stando via così tanti giorni, 3 settimane, può capitare a chiunque di ammalarsi e via dicendo. La prima cosa che devo dire è: fatevi l'assicurazione sanitaria, ce ne sono molte su internet valide, ce n'è una anche dell'Allianz che copre anche le malattie pregresse, perché ovviamente qua in Giappone non si è in Europa, quindi non paga lo Stato italiano come può succedere in un paese europeo che basta che tu vai all'ospedale e ti metti a posto. L'altra cosa è non farsi prendere dal panico se ti viene la febbre, se ti viene un attacco di dissenteria o via dicendo. Basta portarsi dietro degli antipirettici o delle altre cose e prenderle, e in pochi giorni tutto questo è molto probabile che passi nel 90% dei casi. Noi ci risentiamo domani, che andiamo a Kobe e andiamo a mangiare la carne di Kobe, tante proteine che non mangiamo da un bel po', e ci si vede domani. Ciao ciao!